Buongiorno, vi saluto dalla Amazzonia, sono qua di visita ai nostri missionari, sto tornando in Italia e un messaggio che posso lasciare questi ultimi 30 anni, 20 li ho passati qua, quindi un grazie per le comunità che ho accompagnato e in particolare gli ultimi 7 anni qui in Bahia, la Casa della Carità, la comunità Levantati, la comunità terapeutica e sì, negli ultimi 3 anni anche una quasi parrocchia. Penso ci faccia molto bene l'esperienza di chiese sorelle, cioè chiese che hanno ognuno i suoi doni, doni sia da dare, da condividere, sia doni da ricevere. Tra i doni da ricevere della Chiesa del Brasile, secondo me uno molto bello è questa libertà, naturalezza, spontaneità nell'esprimere non solo la fede, ma la gioia nella fede. Qua tutte le celebrazioni sono uno scoppio di vita, di allegria, di danza, di movimento ed è molto bello, ecco, questa espressività che coinvolge tutto. Ma mi sembra che il contesto nel quale noi ci stiamo trovando qui adesso in Rui Barbosa è un contesto di una chiesa che sta cambiando, di una chiesa che di fatto sta assumendo sempre di più un volto brasiliano e anche un volto, direi così, carismatico. Poi c'è il contesto della Casa della Carità dove siamo, dove c'è un'altra realtà dove anche la Casa della Carità dentro questa chiesa sta comunque cercando di mandare un messaggio che si cerca di vivere un po' più il servizio all'uomo, il servizio alla persona umana, l'attenzione a quello che sono appunto le esigenze dei più Per me piccoli. stare in Brasile è una grande opportunità ed è un incontro con tante persone e un invito ad allargare gli orizzonti del cuore e della mente. Ho la fortuna di vivere il dono della missione qui nella Casa della Carità di Rui Barbosa, condividendo tutti i momenti, la routine della giornata con gli ospiti, con tante persone diverse. Ecco, questa esperienza interculturale e intervocazionale, perché anche questa convivenza delle varie vocazioni è una cosa molto bella, che penso sia molto interessante. Il fatto che ci sia la casa della Carità è un grande aiuto perché permette di sentirsi in famiglia e soprattutto come stile della Casa della Carità ognuno sente che ha un suo posto all'interno e questo è molto molto importante. Penso all'incontro qui in casa, come non solo, con tante persone, anche persone diverse come religione, come credo, quindi la casa come un luogo di incontro. Poi un altro dono bello da ricevere riguarda l'esperienza della Casa della Carità, che qui in Rui Barbosa cresce e è portata avanti da un gruppo di volontari italiani, brasiliani e anche dipendenti. Ecco, questo lavorare insieme, persone così diverse, è una sfida continua, ma anche una grande ricchezza, una grande sorgente di vita. Ed è per me un grande segno di speranza sia per la nostra diocesi qui, la nostra vita, la nostra comunità, la nostra parrocchia qua, ma anche un grande segno di speranza per la diocesi, per la comunità che ci ha mandato. Ecco, la possibilità di sperimentare ogni giorno come le diversità non sono un ostacolo, ma sono veramente una ricchezza per tutti. Beh, per quello che è il tempo, è poco tempo che sono qui, certamente i momenti più significativi di quello che è la realtà della missione sono un po' l'incontro con la gente, certamente l'incontro con le comunità piccole che comunque celebrano e soprattutto l'incontro con alcune realtà particolari, tipo il progetto Levantati Anda, dove c'è questo aspetto del recupero delle persone alcolizzate e tossicodipendenti che certamente ti aprono un po' a quella che è una realtà molto concreta della vita
della vita di persone che di fatto sono state toccate da quello che è un po' l'esclusione, quello che è la dipendenza e così via. E poi l'aspetto dell'incontro delle persone nelle case, quindi questo mese qua diverse volte sono andato a visitare delle persone ammalate, delle persone che hanno ricevuto anche il sacramento dell'olio degli infermi, e questo è una prossimità, diventa sempre di più un essere chiesa in mezzo alla gente. La presenza di Paolo Cugini in Manaus, importanti perché prepara, insegna in seminario, in teologia, prepara il futuro clero amazzonico. E vivo qui camminando con le donne dell'Arco Iris, che è un progetto iniziato alcuni anni fa a sostegno delle donne, al recupero della dignità della donna, che non sempre è facile e non sempre è perseguibile. È un'esperienza che per me è molto bella e che ho un po' scoperto qui in Brasile, è quella delle missioni, le missioni popolari, e quindi andare mandati dalla parrocchia, dal parroco, andare in un quartiere o andare in una comunità in campagna a incontrare le persone, a entrare nelle case, leggere insieme il brano del Vangelo, la parola di Dio, pregare insieme, ascoltare anche i doni e le sofferenze che ci sono. Questo è un incontro con una grande ricchezza di umanità. È un grande dono la missione, che si può vivere naturalmente in tutti i luoghi, anche a casa propria. Lo si può vivere nel lavoro, nella famiglia, nell'impegno sociale, eccetera. L'augurio è quello che possiamo metterci in ascolto, accogliere l'altro, anche se lo vediamo diverso, ma riconoscere quella ricchezza che l'altro porta e anche riconoscerci testimoni del Vangelo. Molte persone da casa mi hanno chiesto come fare ad aiutare, ad accompagnare, a condividere da casa la vita missionaria. Ci sono tanti modi. Uno è sperimentare un periodo proprio di vita missionaria qua o in altri posti che possono esserci e dove ci sono altre missioni, oppure un aiuto economico, questo è sempre ben accetto, perché ci sono purtroppo parecchie situazioni familiari di grande povertà, soprattutto dove ci sono tanti bambini piccoli. Oppure come fare? Accompagnando, seguendo, pensando, pregando per noi, perché davvero possiamo spenderci per quello che stiamo facendo e cercare di dare una mano e condividere con gli altri. Falando da presença dos missionários aqui em casa, tanto com os leigos, quando os irmãos e as irmãs me trazem duas palavras, esperança e perseveranza. Cosa può fare ancora la diocesi di Reggio Emilia? E la presenza qui in Amazzonia è un po' una sfida, senza dubbio, ma è anche un continuare a pensare che Dio ascolta il grido dei poveri. Quindi quando anche il Papa ha fatto il sinodo dell'Amazzonia, ha chiesto proprio una disponibilità per continuare ad accompagnare questo popolo che indubbiamente vive in condizioni difficili ancora, e accompagnare una chiesa perché possa svilupparsi, così come abbiamo fatto per quella di Rui Barbosa. È una sfida bella anche questa qua, dove sono presenti i nostri due Gabrieli. La missione è sicuramente il luogo dove coltivare la propria fede, dove coltivare il cuore.